signori, questo ballo, sa che cos'è? È l'entusiasmo, motivo per cui questo paese non si risolverà mai dalla crisi economica. Ma comunque piacere, io sono Milo Cerruti. È tra un bancone, sgabelli e tavolini che si svolge Animali da bar, messo in scena dalla compagnia Orfeo al Teatro Sanzio. Lo spettacolo racconta, tra una birra e l'altra, la storia dei protagonisti. Uno scrittore fallito, un idealista picchiato dalla moglie, un bipolare e il titolare di pompe funebri per animali domestici. Il bar molto spesso è il contenitore un po' degli ultimi, delle persone che nel dopolavoro cercano un luogo anche contro la propria solitudine, che cercano un luogo di aggregazione, quindi ci sembrava interessante esplorare questo luogo che il cinema e comunque il teatro hanno già esplorato lungamente, ma noi naturalmente lo vogliamo fare col nostro linguaggio. Contributo importante alla narrazione è quello dell'anziano proprietario del bar, la voce fuori campo di Alessandro Haber. Tra il cast, un unico personaggio femminile, Mirka, barista ucraina che affitta l'utero, interpretata da Beatrice Skiros. Spettacolo grottesco, carico di un linguaggio politicamente scorretto, capace di far ridere ma anche di commuovere. Esplorando le storie di questi sei personaggi, esprime, come dice l'autore, la voglia di raccontare attraverso un teatro divertente, pop, a volte scomodo, la contemporaneità in modo non retorico, concreto e avvincente. Pagare le tasse, signori! Lavorare sodo, rispettare le istituzioni e continuare a credere che questo paese, nonostante tutto, chi c'ha un'idea valida ce la possa fare. Ecco, non ridere, caro mio, perché tutto questo si chiama coraggio. E adesso fammi la birretta, Mirka, che anche il coraggio ha bisogno di essere alimentato in qualche modo.